Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Amiche, amici amadeusiani, amadeusiani all'ascolto, buongiorno e buonasera, dipende dalla latitudine e dalla longitudine in cui vi trovate. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, anche quelli podcast, Allora da Amadeus, il Salotto della Morghi, quelli che roi. Questa sera o quest'oggi, dipende dall'ora sempre in cui vi collegate, abbiamo con noi un'attrice e che attrice, Simonetta Guarini. Buongiorno. Eccoci, buongiorno o buonasera, dipende. Io dico sempre buongiorno. Buongiorno. Anche la notte. Sì, ma anch'io, anch'io. Senti, nella sigla hai visto un treno di quelli degli anni 20 del secolo scorso? Sì. A parte l'immigrazione e l'emigrazione che può suscitarti questo treno, che cosa ti ispira il treno? Allora, io il treno l'ho usato tanto, ad esempio, un po' per spostarmi per lavoro, un po' perché io ho fatto l'università a Padova, ma col cacchio che io frequentavo, no? Io vivevo a Savona e andavo su tutte le volte che c'era da dare gli esami, fare delle robe in segreteria, comprare dei test, insomma andavo abbastanza spesso, ma non vivevo a Padova. Per cui io mi ricordo questi viaggi lunghi, a me piace viaggiare, mi piace andare sui mezzi di locomozione e mi fanno venire sonno, dormo volentieri, ma mi ricordo anche tanti viaggi notturni assurdi, tipo prendevo un treno alle 3 di notte da Savona, partiva, che era l'unico diretto che portava direttamente a Padova. Quindi la mattina se doveva andare in segreteria funzionava. Perché, Però io mi ricordo questi vagoni vuoti, mi ricordo situazioni in cui andavo a cercare il controllore, cercavo di mettermi vicino perché non c'era nessuno su questi treni. Si cominciavano a riempire verso le 5 del mattino, io partivo alle 3. Mi ricordo di essermi chiusa con la cintura dell'accappatoio nello scompartimento perché c'era un tipo veramente inquietante che cercava di entrare. Io ho chiuso con la cintura dell'accappatoio. Mi ricordo sì dei viaggi assurdi in cui non si poteva assolutamente dormire, però. Mi ricordo anche, e lì Padova non c'era, da Roma. A volte prendevo il notturno la domenica sera perché la replica finiva alle 6 del pomeriggio, finiva alle 6, 6 e mezza, per cui l'unico treno possibile era quello di mezzanotte. E ricordo delle situazioni, mi ricordo di essermi addormentata con la borsa sotto le ginocchia perché mi avevano pagato, mi avevano dato lo stipendio, e di essermi svegliata con un ragazzo sopra di me che cercava di fottermi la borsa. E mi ricordo di essermi svegliata in un lampo, ma ero così terrorizzata che mi rubassi lo stipendio. L'ho proprio piantato al muro dicendo, mi hai rubato lo stipendio? No, poi non me l'aveva rubato e è scappato via. Mi ricordo nelle notti assurde, in treno. Mi ricordo notti bellissime, ma non le rifarei più. Adesso mi rimetterei in treno di notte. No, nemmeno io. Di notte nemmeno io. No, io... fatto altro, tipo viaggi per tipo andare in Norvegia in treno 48 ore di fila, cose di questo tipo. Si può fare, sì, sai che mi piacerebbe farlo, però sì, però cambi ad Amburgo. Non c'è un treno diretto, cambi ad Amburgo e poi la stazione di Amburgo di notte non è tanto tranquilla. Ah sì? Per dire. Sì. La notte è così, è un po' infernale, però. Sì. Senti, io ti domanderei, tu sei ligure, più o meno. Sì, no, ho la mamma di origini calabresi, che è venuta su in Liguria, che di anni ne aveva 5, a Savona, e
Ma io guarda, da pochissimo sono tornata giù in Calabria perché ho cercato di capire quali fossero i parenti ancora rimasti. E li ho trovati! No, questo è bello, Sì! che bello, che Sì, bello. alcuni li ho trovati. Sì, e vorrei sapere cosa c'è di ligure in te quando fai l'attrice. Allora, mia mamma calabrese e mio papà genovese. Quando faccio la comica, non so se il termine è corretto, però quando Ma sì. sicuramente c'è mio padre. Non lo so. Allora, mio papà era un uomo, come sono i liguri genovesi, è molto ironico, era molto ironico, proprio ironico. Credo che scherzasse su tutto, con garbo, ma scherzava veramente su tutto. Forse la fisicità. L'energia è del sud, infatti sono molti comici anche calabresi. C'è una corporeità che magari i comici più del nord non hanno. Quindi c'è un po' tutte e due. Sicuramente l'ironia è più genovese, però. Senti, parlaci del tuo lato comico e del tuo lato drammatico, fra virgolette. Allora, il lato comico. Allora, premesso, io ho cominciato a fare l'attrice, ma ho cominciato a fare teatro, quindi non Sì, quello. comico. Lo dico perché secondo me in parte mi sono forse un po' snaturata. Chissà, se io avessi fatto una gavetta da comica, non so che tipo di artista sarei diventata. Ho fatto subito quella teatrale che è molto disciplinata. E che quindi tutta quella che è la follia, ma anche l'autonomia di testo del comico non è che lo promuovano, si lavora più su altro. E comunque mi è sempre piaciuto far ridere, sin da piccola, sempre piaciuto. Mia mamma e mio papà avevano un panificio in un quartiere savonese. Pieno di negozi e negozietti. Io ho passato la mia infanzia passando da un negozio all'altro a far chiacchiere. Questa è stata la mia infanzia. E giocando con i figli, ovviamente, figli e le Dei figlie negozianti. dei negozianti. Questa è stata la mia infanzia. Io giocavo sul marciapiede, eravamo veramente un bel gruppetto di bambini. C'era il figlio del pescivendolo che è stato il mio primo fidanzato. C'era, vabbè, la figlia della pescivendola, della fioraia, che era la mia amica del cuore. Vabbè, insomma. C'era la figlia della merciaia che è stata con cui ho giocato tantissimo. E quindi cos'è che dicevamo? Mi ricordo già da piccola che andavo nei negozi, soprattutto nel negozio di questa mitica Fiorenza, che era merciaia, la cui figlia Ivana era stata la mia compagna di tanti giochi, e facevo dei numeretti, facevo degli sketch. E Fiorenza diceva: "Guarda, guarda, guarda, guarda Simona che fa Mini Minoprio", imitavo Mini Minoprio. Ma poi dicevo cose di cui non capivo il senso, ma che sapevo avrebbero fatto ridere. Tipo, non so, parlando di un ragazzo che aveva un negozio lì di fronte, che era un single incallito, dissi che in quella camera c'è un rumore di segheria, ma io non sapevo che cosa volesse dire. Ma fa ridere. Ma sapevo che avrebbe fatto ridere, cioè lo sapevo, avevo capito che poteva far ridere, ma io che cosa significasse l'ho capito molto dopo che l'ho detto. Sì. Senti, tu lavori tanto per cinema e per fiction più che altro. Io penso ad Hoc, per esempio. Sì. Io faccio più che altro teatro, perché Sì, poi quello. capita, sì. Mi piacerebbe fare tante fiction perché, insomma, si guadagna abbastanza, sì. Eh Si guadagna sì. abbastanza. E che cosa significa fare fiction, comunque, per il poco che fai? Sì. Io non so che differenza ci sia, cioè come spettatrice lo so come, ma come attrice che differenza ci sia tra fare cinema e fiction? No, non credo. Cioè, se Credo sei nessuno. davanti alla, nessuno, sei davanti alla macchina da presa e lavori con quella cosa lì. Il lavoro. Non di prosa, ma davanti a una macchina da presa è un lavoro molto fine, e molto
è tutto molto breve, è tutto molto frammentato, nel senso che quando sei a teatro, vabbè, provi, d'accordo, interrompi, però ad un certo punto la scena è fatta e tu hai, come dire, tutto l'arco della scena in cui puoi, se hai delle cadute d'energia o se ci sono degli errori, puoi recuperare. Il cinema è, devi fare tutte cose piccole, è davvero, davvero minuzioso quello con la macchina da presa, molto bello, ma lo trovo molto difficile. Bisogna avere una precisione pazzesca. Non che non ce l'abbia, nel senso che poi uno che fa il mio mestiere la deve imparare, però c'è tutto un altro modo di avvicinarsi alla scena, secondo me. È tutto molto intenso, molto piccolo, è tutto però molto frammentato. Per cui tu il respiro che hai facendo una scena teatrale non ce l'hai al cinema, a meno che non siano scene un po' più lunghe, naturalmente. Sì, sì. Cinema ne ho fatto poco, ho fatto qualche corto e comunque preferisco il teatro io. Sì. A proposito di teatro, se io ti chiedessi, se chiedessi a un'attrice teatrale che cos'è la poesia, cosa, se, ammesso che ci sia una risposta. Che cos'è la poesia? Sì, per te, ovviamente. Ma io credo che sia l'occasione in cui concetti molto complessi si esprimono in modo semplice e intuitivo. Questo penso che sia la poesia. Poesia sintetica per forza di cose. Gioca col suono, sicuramente. E quindi è più vicina alla musica, probabilmente. È veramente un incrocio tra la musica e perciò musica e ritmo, suono e la parola, ecco. Certo, la capacità che ha la poesia di essere sintetica, mamma mia, è pazzesco. Infatti, secondo me, il problema della prosa è che molto spesso è verbosa. Dovrebbe riuscire ad avere in sé quella capacità sintetica che per certi versi, ad esempio, ha la comicità, perché la scrittura comica è una scrittura per forza di cose sintetica, è qualcosa che arriva ma su altri canali che non necessariamente quelli intellettuali, intellettivi, anzi. È qualcosa che capisce al volo, un po' come quando, sai, un gioco di parole, no? Che ridi prima ancora di capire che hai riso. È come se ci fosse un interruttore che scatta un insight, si dice, no? Immediato, di comprensione. E il comico deve lavorare più in quella direzione, perché la risata... Il comico deve essere fulminante. Sì. Fondamentalmente, per esempio, Buon'anima di Franco e Ciccio, per farti un esempio, erano fulminanti, a modo loro, ma lo erano. Certo. Erano molto siciliani, ma erano fulminanti. Sì, poi loro hanno preso delle maschere, sì, proprio come commedia dell'arte, no? Sì, assolutamente. Senti, un attore riesce a essere libero? Quando? Quando non lavora, non lo so. Riesce a essere lì, ma senti, la difficoltà di fare cose artistiche, mettiamola così, è proprio riuscire a tradurre quello che si ha in testa, no? Perché la distanza tra quello che si pensa di comunicare, quello che si comunica, è il tormento, è l'inferno, perché c'è una grande distanza tra quello che si pensa di comunicare e quello che poi effettivamente si comunica. La bravura sta proprio nel cercare di accorciare il più possibile questa distanza. Quindi, poi sai, io ti ho fatto una domanda a un attore libero. Esiste la Quindi, libertà?
La libertà, nel senso, ti dico di no, nel senso che lavorare su questo, accorciare continuamente questa distanza, significa che tu hai sempre la sensazione di avere dei lacciuoli, degli impedimenti che ti impediscono di arrivare alla libertà espressiva. E quindi, in questo senso, quando ci si sente liberi, a volte raramente ci si sente liberi e la sensazione è magnifica. Ed è il momento in cui quello che pensi di comunicare, comunichi. Quando non hai lacciuoli di tipo espressivo, quando senti che tutto fluisce, si fluisce e ed è diventa tutto naturale, diventa... allora sì, poi in realtà sì, penso che davvero gli artisti in generale, proprio quello che sperimentano è questo limite. Che anche quelli che non, quello che non li fa mai stare in pace, no? Gli artisti sono sempre inquieti, non sono mai contenti di quello che hanno fatto, devono sempre, no? Migliorare, fare altro, andare avanti, proprio perché hanno questa sensazione di qualcosa che ha impedito una l'espressività per come la si immaginava, ecco. Quindi raramente, secondo me, un attore, cioè un artista e un attore si sente libero quei rari momenti in cui tutto questo è successo. E tieni conto che noi come attori dobbiamo sempre fare e rifare, quindi diciamo, sì. Può darsi nella sera, nella serata, nello spettacolo in quella serata ci siano momenti in cui uno si sente a proprio agio, quantomeno. Sì, e allora sì. E allora sì, si sente libero, che funziona. Poi gli attori sono liberi, non lo so, gli attori sono sempre sotto schiaffo nella ricerca del lavoro, devono sempre stare molto attenti a come si comportano, a quello che dicono, perché come disse e ha detto Davide Livermore, con cui ho lavorato quest'anno facendo Fantozzi, è molto discrezionale la scelta di un attore, non è che ci siano parametri oggettivi, quindi devi sempre essere simpatico. E quindi non ti puoi permettere di essere libero, perché è tutto troppo legato alle relazioni, no? Non è un cantante che ci sono dei criteri oggettivi, no? Un attore è più difficile. Se sei suonato, non canti. Oppure sai che devi avere quell'estensione perché devi fare quel ruolo. È tutto un pochino meno oggettivo e quindi è tutto più interpretabile, quindi conta tanto l'aspetto di relazione, ecco, che hai con chi produce, con chi fa. Senti, come studi un personaggio? Senti, a proposito io... di libertà. Allora... anni fa ti avrei detto non lo studio perché sono una lavativa, e capisco piano piano leggendo il testo quali intenzioni, no? Sostengono quelle battute, che tipo di relazione si pone con gli altri, questo. Mi è capitato però recentemente di fare un personaggio enorme che è Madre Coraggio, con la regia di Elena Cigliotti al Teatro Nazionale di Genova, un personaggio enorme. E, sai, funziona molto anche che funziona molto cercare di recuperare anche veramente nella propria memoria, cioè quel modo di pensare, quel modo di relazionarsi. Poi vabbè, adesso qua apriamo un dibattito enorme. C'è chi parla di non so, di difetto tragico, bisogno fondamentale, ci sono tanti parametri, secondo me ciascuno di noi poi leggendo il testo decide a che cosa affidarsi un po' di più anche rispetto a come si è. Io per me decisiva la relazione, in che relazione si pone il personaggio con l'altro personaggio. Secondo me questo disegna poi di fatto un personaggio, il modo in cui si relaziona con gli altri. In fondo anche nei romanzi è così, sai? L'hai detto tu, la prosa è verbosa, assomiglia a un romanzo di quelli lunghi, sì. La poesia più sintetica assomiglia più a
ha uno sketch comico, ecco. Sì. Ci sta, ci sta. E quindi sì, poi magari appunto nei modi di relazionarsi poi ti può ricordare qualcuno, no? In realtà noi attori siamo sempre lì che nella vita, non dico che studiamo gli altri, ma siamo molto curiosi e non ci scappa nulla in realtà. Guardiamo tutto, vediamo. Di solito siamo poco, ci scandalizziamo poco e siamo poco rigidi di solito, per cui non è che ci freghi neanche di definire qualcuno buono o cattivo, ci interessa vedere come si comporta una persona in una situazione, una persona con una storia di un certo tipo in quella situazione lì. Vedere come una persona mente, no? È interessante. Bellissimo, è proprio bello. Ho accusato un mio amico ieri di mentire spudoratamente. Ah sì? In realtà non l'accusavo, constatavo. Ieri, l'altro ieri, vabbè, cambia poco. Quindi vedere come uno mente è fantastico. Senti, qual è il tuo modello? Se hai messo tu abbia un modello. Senti, io non ce l'ho modelli. Quando ho fatto Madre Coraggio mi hanno detto: ah, ma non ti senti, non sei agitata perché sai, l'hanno fatto la Volunghi, l'hanno fatto la Melato. E io ho detto: evviva Dio, mi piacerebbe che fossero ancora Normale. vive perché mi sarebbe piaciuto sicuramente vederle dal vivo ancora adesso. Ma cioè, è un po' il concetto di libertà. Noi portiamo di libertà espressiva, a cazzo, noi portiamo quello che siamo, no? Che è già tanto, siamo talmente determinati dalla nostra storia, dalla nostra fisicità, dal nostro tipo di energie, da come stiamo, che portiamo, è già tanto di determinato quello che portiamo. Per cui siamo, cioè, siccome siamo sufficienti noi, ecco, con quello che siamo. Con la nostra epifania, con il modo in cui ci manifestiamo al mondo. Se poi mi dici attori straordinari ce n'è a iosa, ce n'è tantissimi. Quindi non mi sento di dire vorrei essere simile perché non potrei esserlo, perché non potrei esserlo, perché non lo sono. Certo, mi vengono in mente più uomini che donne. Vabbè. Mi viene in mente, non so, Fabrizi. Aldo Fabrizi. Aldo Fabrizi, un po' penso ogni tanto, beh, sembro Aldo Fabrizi ogni tanto. Ma che era straordinario, veramente. Cioè, era straordinario. Ad esempio, mi piaceva un sacco Gino Cervi come attore. Capito? Mi vengono in mente più uomini che donne. Che c'entra? È un problema? L'hai detto tu, No. sei un'attrice, osservi. Non è che osservi per forza solamente donne, osservi anche uomini. Sì, cioè mi vengono più in mente quegli attori lì, non tanto come modelli, ma perché mi piacevano così tanto che quindi per forza diventano modelli, no? Gino Cervi era così ruvido, mi piaceva da morire, da piccola guardavo Maigret. Maigret. Ecco, l'Andreina Pagnani era un'attrice straordinaria. Sì, Che sì, sì, faceva, sì. era un'attrice meravigliosa, però se penso a un modello, forse penso più a Gino Cervi che all'Andreina Pagnani. Chissà, ogni tanto ci penso, sai, ma io che attrice vorrei essere? Ma perché mi vanno benissimo quelle lì come sono, mi stanno benissimo, ma non riesco a riconoscermi. Hai detto tu la Melato, la Volonghi. Ma mi sento proprio appartenere ad altra carne, non so. Senti, ho ancora una domanda per te. Tu hai fatto anche radio. Pochino sì. Pochino sì. Hai nostalgia dei tempi della radio?
Allora, la radio è una di quelle robe che quando la sento dico che meraviglia, ma perché non la ascolto di più? Allora, se tu mi dici il tempo della radio, quello che nei film Radio Days di Woody Allen, cioè è proprio un altro mondo. Se ho nostalgia del passato, e come si fa a non avere nostalgia del passato? Cioè, è una favola, no? Il passato quando lo leggi attraverso poi gli occhi di un artista. È meraviglioso. Forse certo, cioè questa esuberanza di immagini di oggi. Cioè, adesso io mi vedo veramente 2 film al giorno, lo faccio abitualmente. Ci riesco la sera, ne guardo magari due. Sì, ma ne vedo un pezzo la mattina. Mi piace svegliarmi e passare dal sonno Al al film. film. Mi piace da morire. Perché sono anche più riposata. Stamattina mi sono svegliata alle 6:30. Io la prima cosa che faccio è metto un film. Mi accompagna. E poi posso entrare nel mondo. Ma ho bisogno. Però c'è troppa roba. C'è tanto. Siamo veramente. C'è troppo quasi. È difficile riuscire a goderti il gusto di qualcosa di unico e meraviglioso, come può essere un'opera d'arte, come un film, no? Se poi dopo hai anche altri 5 film che puoi vedere, cioè l'offerta che c'è. Ogni tanto dico, mio marito come me, ogni tanto gli dico adesso basta. Quando vedo un film particolarmente bello, dice adesso bisogna spegnere e stare ore senza guardare niente, perché altrimenti diventa tutto un minestrone e ti perde l'eccezionalità di qualcosa. Bisognerebbe digiunare un po', anche. Con tutti i contenuti video, bisogna digiunare un pochino perché sennò non ci rendiamo conto. Ho visto Cristo si è fermato a Deboli qualche giorno fa, un film straordinario, bellissimo. Però poi, se tu subito dopo vedi qualcos'altro, o magari la TV rimane accesa e c'è qualcos'altro, è come il sesso: se è troppo, non te lo godo. Deve Esatto. esserci un po' d'astinenza, Ogni se no. tanto sì, ogni tanto sì. Sono d'accordo. Soprattutto adesso con la barba bianca. Bene, noi ringraziamo Simonetta Guarino che è stata fantastica. Ringrazio io te, Luca. E No, sperando di non aver fatto le solite domande. no. Grandissimo, Luca, ti ringrazio. Grazie Ciao. a te. E alla prossima occasione. Sigla. Volentieri, volentieri. Ciao, ciao. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.